Benvenuti al mio secondo video, questa volta però con il camion. Allora iniziamo con i dati tecnici. Ho qui sotto mano la carta grigia. Come peso totale abbiamo quasi 16 tonnellate. Peso a vuoto abbiamo 10 tonnellate 8, per cui quasi 11, con un carico utile di 4.900 kg circa. Passiamo ora al motore. Abbiamo un 12 litri di cilindrata per 184 kW o 250 cavalli. È un 4x4 permanente con la possibilità di bloccare il differenziale centrale e quello posteriore. Bene, ora passiamo alla visita della cabina. Bene, ora passiamo a vedere i diversi componenti della cabina dal lato guidatore. Partiamo dal lato sinistro. In alto troviamo il regolatore per l'intensità della luce sui diversi strumenti. Qui abbiamo l'interruttore per le luci di posizione e i fari, i due manometri per l'aria per il circuito dei freni, i giri motore, la pressione dell'olio del motore, la velocità con i chilometri, la temperatura del liquido di raffreddamento e il livello di carburante nel serbatoio. Bene, sul lato sempre sinistro troviamo la spia per il bloccaggio differenziale posteriore, per quello centrale, e sul cambio abbiamo ancora una presa di forza in caso avessimo l'argano. Qui troviamo la spia dei fari alti, quella per il guasto generale, la spia dell'alternatore, le freccette, la mezza marcia, il convertitore, il freno motore e il rallentatore idraulico e la spia dei fuorigiri. Qui troviamo l'interruttore per i tergicristalli a due velocità, l'interruttore per il lavavetri, la ventola per il riscaldamento, anche due velocità, le quattro frecce, la luce in cabina e questa l'ho usata per il riscaldamento degli specchietti. Qui troviamo le regolazioni per il riscaldamento, l'aria verso l'alto o chiuso, aria calda, aria fredda e il riscaldamento dei piedi. Qui ho installato due elettrovalvole per i diversi bloccaggi e qui troviamo l'interruttore sempre pneumatico per la presa di forza per un eventuale argano. Qui troviamo il freno a mano per assicurare il veicolo. Qui abbiamo il pomello delle marce. Per andare in retromarcia bisogna tirare verso sinistra, tirar fuori la sicurezza e la retromarcia è inserita. Poi abbiamo la prima, la seconda, terza. Andando in terza, questa piastra di sicurezza ci permette a questo punto di andare in quarta e la quinta. E per ogni marcia abbiamo la possibilità di inserire anche la mezza marcia. Qui abbiamo il nostro GPS, un GPS Globe 800. Abbiamo la cartografia svizzera come da Swiss Topo, abbiamo il normale GPS stradale e abbiamo la telecamera per la retromarcia. Bene, da questa parte troviamo la leva per le freccette e per il clacson. Da questa parte abbiamo per la prima tacca il freno motore e per il resto è un rallentatore idraulico che lavora sul convertitore. Da questa parte troviamo la manetta per il gas a mano, abbiamo il pedale del gas e il pedale dei freni. Da questa parte abbiamo una piccola pompetta che pompa del petrolio o liquido per facilitare la partenza a freddo del motore. Per quello che riguarda il sedile abbiamo qui tre cuscini ad aria, la regolazione dell'altezza del sedile, la regolazione dell'ammortizzazione e per alzare alla rispettiva altezza il sedile o per sgonfiarla. Ora ribaltiamo la cabina così vi posso presentare il motore e il rallentatore idraulico che fa anche da convertitore.
Qui abbiamo il nostro motore Saurer, è un 6 cilindri in linea con turbo. Qui abbiamo l'entrata dell'aria, viene compressa dal turbo, entra nel collettore e esce dallo scarico. Qui troviamo pure la clappa del freno motore che ci permette, senza usurare i freni, di rallentare il veicolo. In testa al motore o al veicolo troviamo il radiatore con la rispettiva ventola, l'alternatore, la pompa iniezione da dove arriva la cordina per il pedale del gas. Qui abbiamo il servosterzo, sempre il radiatore con la sua ventola, abbiamo i due filtri dell'olio motore, l'olio per la direzione, la pompa per l'olio per la direzione, e un compressore dell'aria per, come detto prima, i freni. Bene, qui siamo sotto il veicolo, abbiamo la coppa dell'olio del motore e qui il famoso convertitore di cui parlavo prima. Qui abbiamo il convertitore con l'albero in uscita che va al cambio e qui lo scambiatore di calore olio-acqua per il raffreddamento del convertitore. Bene. Per il convertitore, magari avete notato in cabina, non c'è il pedale della frizione, infatti il convertitore lavora con due turbine immerse nell'olio e una turbina trascina l'altra, fin tanto che il giri motore e i giri della seconda turbina non si eguagliano e lì entra una frizione di pontaggio. Qui ci troviamo sotto il cambio, questa parte qua, dove abbiamo le nostre 10 marce avanti e le due in retromarcia, l'albero di trasmissione per la sale anteriore e qui troviamo il riduttore o differenziale centrale con il rispettivo bloccaggio per i 4x4. Bene, per il lato posteriore del riduttore, qui abbiamo tutto quello che è circuito dei freni. E qui la parte posteriore del riduttore e l'albero di trasmissione per la sale posteriore. Qui troviamo uno pneumatico più o meno 1,20 m di altezza su un cerchio Trilex e al centro troviamo un riduttore. Bene, sempre verso la ruota posteriore troviamo il cuneo per assicurare il veicolo. Qui abbiamo serbatoio con una capacità di 360 litri e il vanno batterie. Sulla parte sinistra del veicolo troviamo di nuovo un cuneo, un serbatoio per le acque usate, lo scarico, tre serbatoi per l'aria, sempre per i freni, troviamo una ruota di scorta e qui dietro una presa elettrica per l'alimentazione esterna della casetta. Bene, ora ci troviamo sul tetto della casetta, abbiamo tre pannelli solari da 100 watt l'uno, che ci permettono in estate una completa autonomia. Purtroppo in inverno, vista la scarsa luminosità o presenza di sole, questa autonomia si riduce. Benvenuti nella casetta. Da questa parte troviamo la cabina del camion, mentre dall'altra parte, verso il posteriore, abbiamo l'uscita della casetta. Ecco, da questa parte abbiamo il letto con la televisione. Sotto il letto troviamo quattro taniche da 70 litri per l'acqua potabile per un totale di 280 litri, una pompa elettrica che ci permette di servire il lavandino e la doccia, il riscaldamento che in questo momento viaggia, ci permette di riscaldare prendendo il diesel dal serbatoio sia l'aria calda per l'ambiente che l'acqua calda per la doccia e il lavandino e due batterie per un 24 volt che possiamo accoppiare a quelle del camion. Sempre sotto il letto troviamo pure un convertitore 24-230 volt che ci permette di avere la corrente come a casa anche nella casetta e ci fa funzionare anche il frigorifero. Eccoci, sotto il letto troviamo le due batterie per l'alimentazione della casetta, il convertitore 24-230 volt, le quattro taniche dell'acqua e qui l'uscita
per lo scarico dell'acqua dopo un viaggio o per l'inverno. Da questa parte troviamo l'estintore, qua sopra abbiamo invece il selettore che mi permette di selezionare da dove prendere la corrente elettrica. Una prossima modifica che apporterò sarà di togliere questo tappo, aggiungere una pompa dell'acqua qui per poter pompare nelle taniche dell'acqua se non dovessi avere a disposizione una sorgente con una determinata pressione per poter arrivare a riempire l'acqua dal tappo d'accesso. Qui abbiamo la parte del soggiorno con le due panchine e il tavolo. Sotto le panchine ho predisposto ancora dello spazio per poter mettere via delle cose. Da questa parte è accessibile anche dall'esterno, mentre dall'altra parte è accessibile solo dall'interno della casetta. Ecco, da questa parte abbiamo il piano cucina con tre fornelli. Sotto il fornello troviamo la bombola del gas. Da questa parte abbiamo il lavandino, che è servito dalla pompa dell'acqua che si trova sotto il letto. Bene, verso il posteriore troviamo una radio che è obbligatoria per il collaudo, per avere il contatto tra la casetta abitativa e la cabina di guida. Abbiamo un frigorifero normale come quello di casa con un congelatore. Qui sotto abbiamo ancora del posto dove possiamo mettere via delle cose. Sarà la nostra piccola officina per il Marocco. Qui abbiamo 8 cassetti dove possiamo mettere il cibo. In questo, per esempio, troviamo le cartine stradali e i manuali di riparazione del veicolo originali. I mobili ho usato dei normali mobili sia per la cucina che per gli 8 cassetti e il mobile sotto il frigo, comprati dall'IKEA e installati direttamente nella casetta. Una volta installati i mobili, ho disposto il resto: il letto, il soggiorno, la doccia e il gabinetto. L'interno della casetta, abbiamo usato un legno 3 strati incollato. L'abbiamo costruito io e la mia ragazza. Qui troviamo, per esempio, le due bocchette dell'aria calda per del riscaldamento. Le panchine, la doccia anche, le abbiamo costruite in legno. L'interno della doccia è rivestito con una lamiera da 1 mm in inox e il tetto è stato rifatto con una lamiera 3 mm zigrinata di alluminio. Bene, anche qui, prima del collaudo, abbiamo richiesto di poter installare due finestre. Questa dalla parte del soggiorno è circa larga 1,20 m x 70 cm ed offre una bella vista durante le cene o i tramonti serali. Da questa parte abbiamo la finestra della cucina, valido però per tutte e due, abbiamo un oscurante e una zanzariera.